Non ce la faccio più, ragazzi. Sono in astinenza da Juve, sono in astinenza da calcio. Capitemi, datemi qualcosa da mangiare. No, scherzo, non esageriamo. Però davvero la situazione è triste. Oggi è ancora giovedì, pensate. Mancano altri 2 giorni alla Juve in campo e io sinceramente non ne posso più. Ho guardato il video dell'allenamento di ieri 17 ottobre su Juventus TV, sono abbonato, vi invito a farlo, fate il ticket annuale da 20 euro perché vale veramente la pena, sono ben spesi per quelli che sono i contenuti appunto su Juventus TV e me lo sono goduto come se fosse stata una partita, questo video dell'allenamento con l'intervista a De Sciglio e gli highlights, alcune immagini della partita contro il Chieri di Serie D che ovviamente ha visto la Juventus uscita vittoriosa. Per 2-1, poco conta, conta il campo e il campo sta arrivando. E proprio dall'allenamento di ieri è venuta fuori una foto che ha spaccato il web, come spesso succede quando c'è Cristiano Ronaldo, anzi direi sempre. La foto di Cristiano con Douglas Costa, uno scatto qualsiasi in allenamento, si sono trovati evidentemente vicini per qualche esercizio, inevitabilmente facendo parte dello stesso reparto, il reparto d'attacco, e c'è stato questo scatto pubblicato dai social. Anche il post su Instagram della Juventus ha sfiorato e forse in questo momento ha anche raggiunto e superato quota 1 milione appunto di likes. Questo significa che è una coppia che scoppia ed è una coppia che ci consente di fare una piccola riflessione, perché sono 2 giocatori che ancora non abbiamo potuto vedere bene insieme. Allora, cercando di avvicinarci al campo, io volevo fare questa piccola riflessione proprio di campo. Douglas Costa, come ben sappiamo, ha 5 presenze in questa stagione, di cui 4 in campionato prima dell'espulsione e una in Champions 22 minuti contro il Valencia prima del suo infortunio e squalifica che lo hanno tenuto fuori dal campo per un mese praticamente. Adesso è pronto, adesso c'è, adesso può giocare. Nelle 4 partite di campionato è partito titolare una sola volta, alla prima contro il Chievo, ma in generale ha avuto un ottimo score, pur giocando in media meno di 40 minuti a partita, ha accumulato quasi 2 tiri in porta a partita. Anzi, quasi un tiro e mezzo in porta a partita e quasi 2 passaggi chiave a partita. Quindi si è reso molto, molto pericoloso in tutte le partite che ha disputato. Ha preso anche un palo. Questo è il suo score fino adesso. Uno score, ovviamente, ancora tutto da verificare, ancora tutto da godere, ancora tutto da vedere perché ha potuto giocare veramente poco. Ed è stata troncata la sua stagione e la sua fase iniziale di stagione proprio da questi incidenti. Parlo appunto dell'espulsione e dell'infortunio. Mentre Cristiano Ronaldo in 8 presenze di campionato più una mini presenza che non conta in Champions League ha fatto 4 gol e 4 assist e ha creato 5 grandi opportunità da rete. Tira in media 6 volte a partita, 6 volte in porta e questi sono numeri da grandissimo campione che ben conosciamo. Ora, cosa c'entra il discorso? Cosa c'entra lo score di Cristiano Ronaldo con quello di Douglas Costa? In realtà nulla, è per introdurvi la situazione attuale, soprattutto quella di Douglas Costa, per riprendere il filo di dove lo avevamo lasciato, che cosa ha fatto in questa stagione Douglas Costa fino adesso, visto che è passato appunto un po' di tempo. Il discorso è di vederli entrambi in campo. Io vi dico semplicemente la mia opinione. Al netto del fatto che non ci sono personalismi per quanto mi riguarda, non c'è nessuno che debba essere titolare a prescindere in questa Juventus, tranne forse lo stesso Cristiano Ronaldo. E viste alcune prestazioni anche Douglas Costa, però io accetto quando magari Douglas Costa parte dalla panchina per entrare in alcune situazioni a partita in corso, soprattutto se la squadra avversaria è una squadra che sta chiusa e che quindi bisogna aspettare che si stanchi, che si aprano le maglie della difesa per poter poi intervenire con un giocatore che crea scompiglio come Douglas Costa. Accetto il fatto che ci sia spazio per tutti, per Mandzukic a sinistra, per Mandzukic punta, per Bernardeschi a destra, per Dybala, magari anche falso 9, per un 4-2-3-1, c'è spazio veramente per tantissime soluzioni in questa Juventus che vince sempre. Quello però che vorrei dire è che mi piacerebbe tantissimo vedere un reparto d'attacco che comprenda, oltre Cristiano Ronaldo, anche Douglas Costa titolare a sinistra. La mia idea da sempre è che Douglas Costa sia un giocatore pericolosissimo se gioca a sinistra. In quella posizione, con il suo piede preferito a favore, riesce a mettere dentro cross di continuo, e lo abbiamo visto anche la scorsa stagione in cui ha fatto una caterva di assist.
e rendersi estremamente pericoloso. Con un giocatore come Cristiano dentro l'area, che nel Real e in generale nella sua carriera ha sempre fatto tantissimi gol proprio da dentro l'area di rigore, molto spesso su cross, beh, il binomio Douglas-Ronaldo, Douglas-Cristiano, Douglas-Costa-Ronaldo diventa veramente micidiale. Immaginate Douglas Costa che salta sistematicamente l'uomo a sinistra, mette dentro il cross e Ronaldo segna. Soprattutto se questo comporta di partire con Ronaldo defilato sul centro-sinistra vicino a Douglas Costa, scambio corto, Ronaldo scarica, va dentro, Douglas crossa ed è gol. Un'azione tipica di Ronaldo al Real Madrid, scaricare fuori e andare dentro. È una cosa che con Douglas Costa a sinistra si può fare, ma solo con Douglas Costa a sinistra. Altrimenti bisogna impiegare necessariamente Alexandro, il che non è male. Però è più difficile fare un discorso di dialogo nel corto, perché inevitabilmente Alessandro parte da dietro, deve farsi tutta la fascia e difficilmente potrà trovarsi costantemente in fase avanzata in quella zona del campo, così da poter dialogare e duettare con Cristiano Ronaldo, perché poi deve fare anche la copertura. Mettere invece Douglas Costa a sinistra davanti ad Alessandro consente di avere anche due soluzioni offensive su quella fascia, due giocatori che possono scambiare con Ronaldo e quindi due soluzioni per lui per mettere dentro i cross che sono micidiali, cioè stiamo parlando veramente di un crossatore fenomenale Douglas Costa, anche Alexandro, ma sicuramente molto di più Douglas Costa, anche perché è molto molto capace di saltare l'ultimo uomo e quindi mettersi in condizione di crossare veramente facile, quasi facile, cioè senza ostacoli davanti, di guardare dentro e con la sua enorme tecnica mettere dentro il pallone preciso per Cristiano o anche per altri che si trovino a sopraggiungere dall'altra parte. Quindi la mia idea fondamentalmente è questa, di vedere il più spesso possibile Douglas Costa a sinistra con Ronaldo che taglia verso il centro e va a fare gol su assist di Douglas. Non so, probabilmente no, se lo vedremo già contro il Genoa, sabato in Juve-Genoa, probabilmente Douglas Costa non partirà titolare. Si parla di una maglia da titolare per lui all'Old Trafford, vedremo. Tanto già solo l'idea che martedì si gioca all'Old Trafford è una grandissima emozione, crea grande entusiasmo. Ditemi come la pensate, come al solito sono andato un po' lungo quando parlo di Juve di tattica, di campo, mi porta via il vento davvero. Ditemi come la pensate, rispondete al sondaggio, scrivetemi commenti, facciamo un po' di opinione calcistica. Ancora 2 giorni dal ritorno in campo della Juve, così ci teniamo felicemente impegnati parlando di calcio. Quindi ci vediamo presto e sempre Forza Juve.